Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video, benvenuti nel primo video per il progetto, chiamiamolo pure così, o nuovissima Marvel, ovvero questo svisceramento delle testate, appunto del nuovo starting point di casa Marvel. Cominciamo questo video, cominciamo appunto soprattutto questa serie di video con una testata vendicativa, ovvero Incredibili Avengers, pubblicata appunto sempre da Panini Comics al prezzo di 3,50€. Che al suo interno però raccontiene la testata appunto degli Uncanny Avengers e di Miss Marvel. Vedremo poi nei futuri numeri cosa conterrà appunto a livello di testata italiana. Cominciamo col parlare appunto di Incredibili Avengers, una serie che praticamente si ripropone di riprendere il tema della squadra Unione, cioè una squadra che come voleva Xavier simboleggiasse l'unione tra umani e mutanti, e amplia questo discorso anche agli inumani. Infatti abbiamo in formazione un inumano, ovvero Sinapsi, e passiamo appunto in rassegna l'intera formazione che potete trovare tra l'altro in questa copertina apribile, formazione che personalmente trovo di dubbio gusto. Abbiamo Spider-Man, abbiamo Quicksilver, abbiamo appunto l'inumana Sinapsi, il dottor Voodoo, il rinato dottor Voodoo, e poi a comandare appunto la squadra Capitan America, seguito dalla Torcia Umana, Rogue e Deadpool. Quindi già un altro punto in meno per quanto mi riguarda sulla testata. Nel momento in cui ho visto che c'era dentro Deadpool ho storto subitissimamente il naso. Appunto è una squadra che come formazione non mi convince per niente, in premessa appunto perché c'è dentro Deadpool, che vabbè, come ben sapete sta qui. Questi umana Sinapsi saltata fuori dal nulla, però bisogna tener conto che tra la fine Secret Wars e il punto di inizio di tutte le testate dell'Unione Marvel Now ci sono di mezzo 8 mesi di vuoto in cui non sappiamo cosa sia successo. È una cosa che non si ripercuote solo su questa testata, ma su praticamente tutte le altre, e vedremo man mano come nel corso dei prossimi video. Però appunto anche lo stesso Dottor Voodoo, per quanto sia un personaggio a me molto molto figo, mi piace molto come design, e che debba essere messo lì per coprire diciamo il posto vacante del Dottor Strange, del Vendicatore Mistico, non mi piace molto. Quindi tra l'altro non so neanche per quale motivo lo abbiano resuscitato durante Axis, vabbè, comunque insomma. Vedremo sicuramente come poi questa formazione interagirà tra i vari membri, soprattutto ci sono già dei primi screzi tra la mutante Rogue e l'inumana Sinapsi, vedremo come appunto si svilupperanno. Dal punto di vista grafico non mi piacciono per niente i disegni di Ryan Stegman. A me Ryan Stegman non piace, oserei quasi dire che mi fa schifo, veramente non mi piace come disegni. I suoi personaggi sembrano fatti di gomma, tutti sinuosi, così veramente. Non hanno una muscolatura ben definita, sembrano fatte di palline, non mi piace veramente per nulla. Quindi per quanto riguarda Incredibili Avengers, per ora, messi in questa situazione, ecco, l'unica cosa positiva, diciamo, che comunque interessante, è il fatto che sia un gruppo totalmente indipendente da organi di governo. Non c'è, per dire, Iron Man a parargli il culo a livello economico, non sono più sotto lo SHIELD, quindi è una squadra che deve autofinanziarsi, e questo lo fa praticamente vendendo i gadget di Deadpool. Anche qua una cosa non chiara è che il fatto che adesso le nebbie terrigene stanno sterilizzando e indebolendo sempre di più i mutanti, Rogue continua ad assumere questa cura, che anche qui non sappiamo che cosa sia, non sappiamo dove se la siano presa, e soprattutto se non hanno soldi non sappiamo come se la siano comprata. Quindi boh, per ora è un grande boh, molto, molto deludente come inizio, però sicuramente vedremo come si svilupperà nei prossimi numeri. Appunto, a corredo della testata degli Incredibili Avengers troviamo invece quella di Miss Marvel, una delle mie testate preferite in assoluto della vecchia Marvel, dove appunto protagonista era la nuova incarnazione di questo personaggio di Miss Marvel, ovvero Kamala Khan, una ragazzina islamica che non solo si trova ad essere una supereroina, ma si trova ad essere una supereroina inumana, in grado di alterare la formazione del proprio corpo, di ingigantirsi, di ingrandirsi, di ingrandire solo parti del corpo, appunto che si trova, come nella serie precedente, anche qui a dover dividere la propria vita tra supereroina e inumana e studentessa delle superiori, con tutto ciò che ne concerne, problemi di cuore, discorsi in famiglia. Appunto poi, essendo anche islamica, c'è tutto un discorso di tradizioni, di
diciamo, protettività nei suoi confronti da parte dei genitori. Quindi è anche bello esplorare questo tipo di sottotesto all'interno di questa testata. Appunto, è una serie leggerissima, bellissima, che comincia tra l'altro con Kamala che si accorge appunto di essere stata usata come cartellone pubblicitario, probabilmente a sua insaputa, e appunto vedremo come questo si ripercuoterà sulla sua carriera da supereroina. Tra l'altro è una testata che mi piace moltissimo anche per il cast di disegnatori che recluta. In particolare c'è un giapponese che si chiama Miyazawa, che a me piace veramente veramente un botto. Ora non mi è venuto in mente come si chiama invece un altro disegnatore che mi piace molto, che appunto lavora spesso sulla testata, che è Adrian Alfona, con questi tratti molto fini, molto leggeri in entrambi i casi. Farò comunque passare qualche tavola per darci un'occhiata, però comunque aiutano a rendere questa testata veramente piacevole da leggere e molto bella. Quindi l'unica cosa che non ho capito di Miss Marvel è che è presente nel gruppo dei nuovissimi Vendicatori, di cui parleremo domani, ma è pubblicata nel mensile dell'Incredibili Avengers, probabilmente per continuare, diciamo, la pubblicazione italiana, perché era pubblicata, mi pare, sull'Incredibili Avengers, e per appunto non far comprare due fumetti diversi a chi vuole seguirsi solo quella serie lì. Però boh, mi sembra molto strano. Quindi questo è quello che penso della testata dei nuovi degli Incredibili Avengers. Per ora una testata un po' meh, vedremo sicuramente come si svilupperà nei prossimi mesi. Fatemi sapere cosa ne pensate, noi ci vediamo domani con il video sui nuovissimi Avengers. Ciao belli!